Natale senza bollette, un regalo davvero insolito per tutti i dipendenti della concessionaria Fayetta Motors. Gabriele Fayetta, l'imprenditore pescarese con la passione per il mondo delle due ruote, pagherà le bollette di tutto il 2022 ai suoi dipendenti. Una favola moderna che si intreccia a maglie strette con le brutture dei tempi attuali, in cui guerre, virus e aumenti causano non poche preoccupazioni, con un lieto fine a prova di spirito natalizio. Periodo natalizio, tempo di bilanci, di feste, siamo in compagnia di Gabriele Fayetta, oggi un evento un po' particolare. Sì, buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriele Fayetta, sono l'amministratore della Fayetta Motors e oggi rappresento un mercato importante, abbiamo 8 punti vendita in Italia, abbiamo 2 punti vendita su Roma. Abbiamo Pescara, abbiamo poi la nautica, molto importante, un settore che sta crescendo tantissimo. Abbiamo le bike, quindi dove abbiamo riaperto il nostro primo negozio qui a 200 metri. Poi abbiamo Giulianova, che è molto importante come mercato, che copriamo tutto il territorio di Teramo, e San Benedetto e Tronto. E poi abbiamo aperto anche l'Aquila con il mercato sempre delle bike, dove stiamo sviluppando tantissimo questo settore che sta anche in forte crescita. Negli ultimi anni sarà un mercato molto importante sulla bici, sia muscolare che elettrico. Ma questa passione per il mondo delle due ruote e della nautica a quanto tempo fa risale? Ahimè, sono veramente tanti anni, infatti l'anno prossimo festeggiamo 25 anni di attività, quindi io un po' racconto sempre a tutti i miei collaboratori, vengo dalla gavetta, quindi sono partito da zero, quindi ho fatto un po' di anni di esperienza come venditore, quindi so che cosa significa essere dipendente, quindi è molto importante quello che comunque tengo molto ai miei collaboratori. Quindi ho iniziato come venditore in una concessionaria e poi piano piano mi sono appassionato, e quindi è una cosa che comunque mi piace, anche perché comunque è un mondo bellissimo, quindi ecco, trasmettere, vendere una moto, vendere uno scooter, vendere una bici, la nautica, quindi sono mezzi comunque che sono belli. Ecco, quindi. Si vende quasi un sogno, no? Quando si riesce a vendere una moto, come dice lei, anche una barca, perché no? Sono quei mezzi che realizzano un po' i sogni delle persone. Sì, soprattutto in questo ultimo periodo, anche nella nautica, il mondo della barca, gommoni, è cresciuto tantissimo, perché poi oggi con questo Covid che c'è stato, molte famiglie hanno riscoperto questo mondo, perché con la nautica comunque oggi si è soli, quindi e poi si è bello, perché quando si va in mare è una cosa bellissima, ecco, non so come descriverlo, comunque è veramente molto bello. Poi noi abbiamo una città bellissima come Pescara, dove in realtà abbiamo dei bei posti, quindi possiamo andare ovunque, abbiamo anche un fiume Pescara dove in realtà è molto bello, che è navigabile. Oggi se uno viene qui a Pescara e si fa tutto il fiume Pescara, sembra di stare in un altro mondo. Quindi lo invito a chiunque viene in Abruzzo, è veramente bello, quindi anzi ecco, noi soprattutto in questo progetto crediamo tanto sulla nautica, infatti abbiamo fatto un investimento molto importante dove c'è il ponte Flaiano, dove andremo comunque a concentrare tutta la nautica, perché è un settore che sta crescendo tantissimo. Soprattutto la nautica è quello che è importante oggi, il posto barca, dare un servizio, cioè questo è oggi il cliente che comunque, soprattutto quando il cliente ha una settimana di vacanza e vuole avere la barca, la vuole avere subito, non è che comunque io poi posso perdere tempo, quindi ecco, dare questi servizi comunque puntuali e precisi ti premiano comunque, quindi ecco la differenza che fa. Ma veniamo all'evento di oggi, che è un evento davvero particolare. Che cosa fate nello specifico? Allora sì, oggi è un evento importante e noi ogni anno facciamo la cena di fine anno, ci riuniamo tutti quanti i dipendenti e quindi facciamo questa riunione dove proiettiamo numeri dei risultati che sono stati fatti, target 2023 in questo caso, e poi andiamo a cena e quindi festeggiamo. Però quest'anno ho voluto fare una cosa diversa, quindi ho detto vabbè, anziché fare la solita riunione, proiettare con numeri, lo faremo in secondo momento, anche perché è importante quindi far vedere i numeri e i risultati, lo faremo in secondo momento, dove lo faremo per ogni punto vendita, quindi andiamo ad analizzare il punto vendita, come è andato, cosa possiamo fare e così poi comunque anche approfondiamo meglio. Oggi cosa facciamo? Ho detto voglio fare una cosa diversa, come posso fare, come posso organizzare?
ho pensato di fare di mettere tutti in un cerchio, quindi staremo tutti intorno a un cerchio, tutti, non ci sono posti buoni, posti in seconda fila, cioè tutti la stessa distanza, tutti possono prendere la parola, perché poi quando si fa una riunione quello più timido si mette dietro, quindi allora ho detto li voglio tutti quanti allo stesso livello, tutti uguali e tutti la stessa distanza, quindi ho chiamato una società importante di Pescara che fa anche formazione, quindi oggi non facciamo più riunioni ma faremo un giorno di formazione dove comunque cercheremo di affrontare 7 temi, cioè comunque dell'azienda, diciamo, per venire a far vedere come possiamo migliorare, perché oggi bisogna sempre comunque cercare di migliorare, e poi in secondo momento faremo comunque delle riunioni comunque mirate. Però Gabriele, io so che c'è una cosa ancora più importante oggi. Sì, allora è importante, come ho detto prima, per me sono tutti uguali, tutti comunque i miei collaboratori, come dicevo prima, anche io ho fatto anch'io il collaboratore e so cosa significa oggi, soprattutto in questo momento di molta incertezza, comunque abbiamo avuto il Covid, la guerra, l'inflazione, quindi c'è veramente molta, il dipendente soprattutto è quello che comunque forse oggi ne risente di più. Oggi lo Stato ha dato uno strumento importante dove c'è la possibilità, quindi non è una cosa che comunque è facoltativa, in base all'azienda, quello che l'azienda vuole, se la sente di fare, c'è la possibilità di rimborsare fino a 3.000 euro, quindi tutte le utenze comunque domestiche. Quindi noi quindi cosa faremo oggi? Consegneremo un'autocertificazione dove comunque bisogna riempire tutte le utenze che il dipendente ha pagato, e tutte le utenze che il dipendente ha pagato nell'anno 2022 io lo rimborserò. Quindi diciamo che comunque abbiamo fatto una stima, più o meno si aggira circa sulle 1.200 euro, quindi è una sorta di premio, però ecco, lo Stato c'è questa possibilità che non viene tassato, quindi questa è una cosa che dovrebbe anche, secondo me, ripetere, perché è proprio una cosa, uno strumento che permette di dare qualche possibilità, qualche soldo in più al dipendente, che poi comunque l'economia anche che poi gira, ecco. Quindi. Ma quanto sono importanti i dipendenti? Per me sono molto molto importanti, quindi sono comunque al centro comunque di tutto, come lo sono anche i miei clienti, perché comunque devo dire in questi 25 anni, l'anno prossimo facciamo un anno importante, se siamo 25 anni, abbiamo più di 65.000 clienti, quindi dico grazie a tutti i nostri clienti che ci hanno supportato, ci continuano a dare fiducia, e quindi dico grazie, devo dire anche grazie a Yamaha, perché in questi anni noi Yamaha ha creduto in questo nostro progetto, ci ha dato la possibilità di diventare numero uno in Italia, perché oggi noi siamo veramente i primi concessionari in Italia e tra i primi in Europa, tra i primi tre in Europa, quindi per me è una grande soddisfazione, quindi rappresentare questo marchio in una città piccola, perché quindi Pescara poi in Italia rappresenta un numero minimo. Sì, è vero che noi abbiamo diversificato, ci siamo spostati su Roma, dove Roma è il mercato più importante, però oggi la sede rappresenta Pescara, ecco. Floriano Di Muzio, responsabile commerciale, è un dipendente storico della Fayeta Motors, ma lei come ha preso questa notizia di sapere che non dovrà pagare le bollette del 2022 che le verranno rimborsate? Bah, sicuramente è stata una bellissima sorpresa che il nostro titolare Gabriele Fayeta quest'anno ha voluto farci. È sinceramente inaspettata, anche se magari a livello nazionale qualche grosso imprenditore ha già fatto, diciamo, questa cosa, una bellissima iniziativa che io infatti quando sentivo la notizia ai TG nazionali rimanevo ben, diciamo, impressionato da questa cosa. Questa sorpresa, diciamo, che è arrivata dal nostro titolare veramente credo abbia sorpreso tutti. Oggi poi saremo appunto tutti insieme qui nella sede di Pescara, dove appunto ci incontreremo con tutti i miei colleghi dei vari punti vendita che abbiamo sia nelle Marche e nel Lazio, e faremo il punto della situazione per la stagione che è appena terminata. Però, come credo anche Gabriele abbia detto, sarà un meeting diverso in cui più che parlare di numeri cercheremo di guardarci tutti in faccia per, diciamo, trovare iniziative sempre migliori per avere obiettivi raggiunti nei prossimi anni e anche per commentare questa bellissima notizia che il nostro titolare ci ha dato.